La Camusso a Cerignola, la commemorazione del 55esimo anniversario della morte di Giuseppe Di Vittorio, fondamentale ricordare il padre fondatore della CGIL, il sindacato artefice della libertà del paese. 13 e 14 novembre si vota per il rinnovo delle rappresentanze sindacali nel settore delle poste. Ecco gli spot realizzati dalla SLC CGIL Puglia per andare al cuore dei problemi e risolverli. Ben ritrovati su CGIL Bari Web TV. Lo scorso 3 novembre a Cerignola, commemorazione del 55esimo anniversario della morte di Giuseppe Di Vittorio, padre del sindacato. In un'intervista rilasciata alla nostra Web TV, il segretario generale Susanna Camusso ha ribadito l'importanza di continuare a ricordare che il sindacato è stato artefice della libertà del paese. Occorre un esercizio positivo della memoria, ha detto la Camusso, che vada a recuperare la dimensione del mezzogiorno, che deve ripartire mettendo al centro il lavoro regolare come fondamento di vera ricostruzione. Sentiamo. L'importanza di questi momenti di rievocazione storica per far nascere o per far crescere il senso di appartenenza civica. Invece questo è una cosa straordinaria, il ricordarlo nelle giornate giuste. Si può anche riprendere qui il telefilm che è stato recentemente fatto sulla vita di Di Vittorio, che ha un pezzo centrale, che è appunto dedicato al racconto anche degli aspetti di vita personale di Di Vittorio in quel momento, la presenza della famiglia, la figlia, cioè il senso della vita delle persone che veniva travolta, oltre che il senso della vita dell'organizzazione della camera del lavoro. Io credo che ci sia stata una lunga stagione di rimozione della storia del nostro paese e una tentazione che continuo a vedere di attribuire ad altri il merito della libertà del nostro paese, con tutto rispetto ovviamente degli alleati e della funzione straordinaria che hanno avuto, ma se non ci fosse stata la resistenza prima all'instaurarsi del fascismo, appunto con la difesa delle camere del lavoro, poi la resistenza nel senso pieno del termine per cacciare il nazifascismo dal nostro paese, anche la presenza degli alleati non avrebbe determinato il corso democratico della nostra storia. E allora credo che sia una delle responsabilità che abbiamo come organizzazione democratica, come punto di rappresentanza dei lavoratori, quello di continuare a ricordare che siamo stati artefici anche noi della libertà del paese, che le tante cose che poi abbiamo fatto non avremmo potuto farle, non sarebbero fatte in quel modo se non si fosse difesa la Camera del Lavoro di Bari, se non avessimo ricostruito il sindacato anche in clandestinità, se non avessimo fatto i grandi scioperi insurrezionali, se non ci fossero stati i lavoratori nella resistenza. E siccome se ne parla troppo poco, tutto ciò che noi possiamo fare per un esercizio positivo della memoria come punto di illuminazione delle cose da fare, credo che sia assolutamente essenziale. E in questo sia anche giusto recuperare una dimensione del mezzogiorno. Il mezzogiorno potrà ripartire? Il mezzogiorno deve ripartire, perché non è sbagliato immaginare e pensare che ci sia un paese che ce la può fare spaccandosi, dividendosi, lasciandone indietro una parte. In questo la crisi che abbiamo attualmente è una grande prova di verità per dimostrare che appunto una parte da sola non ce la fa. Come? Partendo dal lavoro. Nessuno ha inventato nessun'altra ricetta, in realtà si è provato a cancellarlo, si è provato a dire che altro avrebbe prodotto il benessere e la crescita dei popoli, invece ha prodotto povertà, diseguaglianza, precarietà. Un lavoro che però non c'è, che precarizza la vita dei giovani. Esatto, ma è proprio per questo che invece bisogna partire dal dire che se si vuole, e bisogna volerlo, far ripartire questo paese, bisogna ripartire dal creare lavoro. Insieme all'idea che tu investi sul lavoro dei giovani, che non li tieni in parcheggio, non li tieni in attesa, non li lasci in famiglia a essere, come dire, più o meno sostentati in attesa di non si sa che, insieme a questo bisogna fare ciò che purtroppo la riforma del mercato del lavoro non ha fatto,
e cioè dire che c'è la regolarità del lavoro come fondamento di una vera ricostruzione. Inaugurata la nuova Camera del Lavoro di Valenzano, nel Barese, è nominato il nuovo coordinatore Michele Lucente. Sentiamo quali saranno i suoi obiettivi in questa intervista di Michelangelo Volpe. Cosa significa essere il nuovo coordinatore della CGIL di Valenzano? Impegnarsi nel sociale, anche perché vengo da attività sindacali che hanno come prima istanza il sociale. A Valenzano c'è da fare un grosso lavoro in quanto la città è un comune vicino alla grande metropoli e quindi ha tutti i pregi e i difetti della cittadina nelle vicinanze della metropoli. Quindi c'è da fare un grosso lavoro dal punto di vista sociale e dal punto di vista della produttività per le aziende che sono nell'ambito territoriale. Quali saranno i servizi offerti? I servizi sono quelli già preesistenti, cioè tutta l'assistenza CAF, ISEE e assistenza ai pensionati con lo SPI, ma ci stiamo attrezzando per entrare in tutte le attività che coinvolgono i giovani e i pensionati e il sociale, perché a Valenzano ci sono molte associazioni e dobbiamo in pratica trasformare la nuova sede in un centro di aggregazione e progettualità per queste nuove attività. Stiamo anche attuando un progetto per i portatori di handicap e i diversamente abili, in quanto con l'attuale momento di crisi queste attività hanno bisogno di un supporto tecnico sia dal punto di vista legislativo che operativo. Per questo anche la Camera del Lavoro di Valenzano sarà in prima linea, come il sottoscritto che svolge la stessa attività a livello della Camera del Lavoro metropolitana di Bari. IMU, crisi fiscale e tagli dei servizi agli enti locali. Il federalismo da Berlusconi a Monti se n'è discusso lo scorso 5 novembre nel circolo Gramegna di Ruvo di Puglia, in un'iniziativa a cui hanno partecipato l'assessore bilancio del comune di Ruvo Salvatore Lovino e il vice sindaco di Modugno Paolo Marra. Annetta Francabandiera, responsabile del Dipartimento CGIL delle politiche sociali, nel corso dell'incontro ha ribadito che il nuovo welfare va pensato come motore di sviluppo delle politiche del paese, non come aggravio per le tasse dei cittadini. Ha chiesto alle amministrazioni di attivarsi affinché le tasse siano pagate da tutti i contribuenti, sanando i falsi poveri attraverso i patti anti-evasione in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, oltre che ripensare ad una nuova organizzazione dei servizi alla persona con un occhio particolare alla non autosufficienza. 13 e 14 novembre, lo avete sentito dai nostri titoli, si vota in tutta Italia per il rinnovo delle rappresentanze sindacali nel settore delle poste italiane. Vi mostriamo due spot realizzati dalla SLC CGIL Puglia. Nel primo, gli attori Dante Marmone e Tiziana Schiavarelli ironizzano sulla eccessiva pressione che ricevono gli operatori costretti in maniera esasperata a vendere specifici prodotti finanziari. Nel secondo, il sindacato pone l'accento sull'importanza a percepire i compensi di produttività. Vediamo. Un cliente, un cliente! Prego? Presto, presto, venga i prodotti finanziari! Vuole dei prodotti Buoni finanziari? postali! Abbiamo anche il buono Carte postale. SIM, Abbiamo le carte SIM pure. vendere, Vendere. finanziamenti, Abbiamo poste vita, delle poste vendere, vita che vendere, sono libretti di veramente. risparmio, Abbiamo delle librette di risparmio. Senta, vendere! ma lei non è che voleva pagare soltanto la multa? Fai i prestiti, CSCs. Per una scelta consapevole, scegli di essere dalla parte dei tuoi diritti. Il 13 e il 14 novembre vota la lista numero 2 SLC CGIL Puglia, sempre dalla parte dei lavoratori. Posta da firmare? Oh, signora, e non potevi venire sopra? Oh, e a quanti mesi stai? Non ho mese, seconda settimana ostetrica. E andate ancora lavorando? Fratello mio, se non vado a lavorare, quelli mi tolgono 140 euro dal premio Niente di produzione. me. Madonna, Che cosa? ma devo partorire, devo Ma è partorire! corretto al pronto Accompagnami soccorso! tu! Chi occupa di tu? Accompagnami tu, eccomi, Ma i lascia!
Per una scelta consapevole, scegli di essere dalla parte dei tuoi diritti. Il 13 e il 14 novembre vota la lista numero 2 SLC CGIL Puglia, sempre dalla parte dei lavoratori. Ed è davvero tutto, grazie per essere stati con noi, vi ricordo che potete seguirci sul nostro sito internet www.cgllbari.it. Il nostro settimanale di approfondimento va in onda su Delta TV, canale 78 del Digitale Terrestre Puglia e Basilicata, ogni mattina intorno alle 8:10 circa. Buon proseguimento di giornata, arrivederci.